all'aeroporto Kennedy di New York. Siamo arrivati con un volo diretto da Roma a Fiumicino. È la sera di sabato 20 qui a New York. Stiamo percorrendo la settima strada. Dai mille colori. Questa è Times Square. Bueno, que nos vemos pronto mientras tanto. Rockefeller Center. Un altro angolo suggestivo di New York. La cattedrale di San Patrizio. Effettuate le aste milionarie per le opere d'arte più importanti del mondo. Siamo sulla 34esima strada qui a New York.
questo che stiamo vedendo è l'Empire State Building. Oggi è nuvoloso, tanto che le nuvole coprono anche la cima di questo straordinario grattacielo. L'Empire fino a 40 anni fa è stato il grattacielo più alto del mondo, con i suoi 380 metri di altezza, ha 6.400 finestre e 102 piani. Una commistione di vecchio e moderno. Siamo a Midtown North. Fu costruito nel 1930 questo grattacielo, il Chrysler Building, che porta il nome del magnate famoso per la costruzione di numerose automobili che portano il suo nome. Si acquista kebab. Il tempo volge al bello, per fortuna. Siamo sulla Seconda Avenue. Qui di fianco c'è il Palazzo dell'ONU, Palazzo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1945 fu deciso che questo palazzo dovesse essere fatto per garantire la pace ai popoli della terra. Nel 1946 gli stati che ne fanno parte, 191 appunto, decisero che il palazzo dovesse essere costruito qui a New York. Il contributo per costruirlo e di diverse fondazioni, ma fondamentale è stata quella dei Rockefeller. Siamo all'86esimo piano dell'Empire State Building. Fiume Hudson.
parte ovest della città. Questo grattacielo una volta c'erano le torri gemelle. Questo invece è il ponte di Brooklyn. Il fiume Hudson scorre a destra e a sinistra dell'isola di Manhattan. Cuore economico di New York e del mondo. I mille colori di Times Square. Domenica pomeriggio alle ore 17. Alcuni giovani passano il loro tempo su questa gradinata.